Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel canale. Allora, oggi faremo insieme il mio beauty da viaggio. È una tipologia di video che mi piace registrare e mi piace vedere, quindi la faccio molto volentieri. In più, appunto, dovevo fare questa valigia e stavo organizzando le cose. Come vedete, ce ne sono parecchie qua sul letto. E nulla, vado per ordine e intanto metto a posto, insomma. Allora, intanto il mio beauty da viaggio è questo qua che ho preso da Tiger, è una bustina semplicissima, rosa, con scritto Stuff me with your stuff, ed è comodissima perché è molto capiente ed è leggera. Allora, come base viso mi porto solo queste cose qua, ovvero adesso sono con una mano sola, però vabbè, prendo questa cipria che ahimè è stra arcibucata, però è sempre molto valida, della Rimmel, la Stay Matte nella numero 6 beige. Poi mi porto questo fondotinta che è uno dei miei top fondotinta nella colorazione 20 nude beige. Poi prendo questo che in realtà c'è scritto tester perché me l'hanno regalato alla Essence, ma ovviamente anche se era tester non era usato, ma era incellofanato, era nuovo. Me l'hanno regalato ed è tipo una mini size, come potete vedere. Poi mi porto questa spugnetta, sì, lo so che non è pulita, abbiate pazienza. L'ho già usata tipo 2 o 3 giorni, però vabbè, questa qua, spugnettina qua, e questo pennello grande per cipria. Come blush mi porto questo della Essence che è il numero, scusate, 20 Berry Me. Questo è tutto quello che mi porto per quanto riguarda gli occhi. Allora, qua dentro ho messo un primer occhi, no, scusate, un primer viso, non occhi, di Essence, quello waterproof, gym proof, eccetera, e l'ho messo dentro questo piccolo barattolino. Poi mi prendo questo ombretto rosa un po' glitterato di Kiko, il numero 15, ma questa collezione è un po' vecchiotta, quindi non penso che lo trovate ancora. Questo verde molto glitter, molto brillante, molto metallico, se vogliamo, di Wycon, che era il numero 51 o 57, non capisco. Poi mi porto questa palettina che è bella perché mi piacciono questi due colori. Quello in mezzo lo uso molto poco, però questi due sì, mi piacciono. E sono, come vedete, un azzurro Tiffany e un blu praticamente con l'applicatore. Poi questa palettina doppia di viola e lilla. E due matite. Allora, questa che è la Extreme Long Lasting di Essence nella colorazione Raider Bia Unicorn 08, mi piace moltissimo, la uso anche come ombretto in crema praticamente. E poi una matita nera che più che matita la uso da eyeliner ed è della Bioniche Defense Color perché io ho dei problemi agli occhi, nel senso che a mettere le matite normali non riesco. Gli eyeliner sì, però le matite in mascara no, mi bruciano subito e invece questa, essendo un pochino più delicata, riesco a utilizzarla. E poi porto solo un pennello così, applicatore, questo di Essence sempre, e questo per sfumare con questo bellissimo packaging da sirena. Per quanto riguarda le labbra, mi porto solo questi due. In pratica, questo è uno sticky gloss sempre di Essence. L'ho usato parecchio, lo uso soprattutto in estate, mi piace molto ed è un rosso ciliegia. E poi mi porto questo mini che avevo preso da H&M, che è questo colore rosa fucsia, insomma, però molto tenue ed è molto carino. Poi, siccome andar via mi metterò lo smalto e però non mi porto smalti dietro, porto queste che sono delle salviettine leva smalto della Shaka. Io le uso molto quando vado in viaggio, sono favolose e appunto non pesano nulla, sono molto comode da portarsi dietro. Super kawaii questo set manicure, in pratica dentro un tagliaunghie, delle pinzette, le forbicine e quell'aggeggio tipo lima e pulisci le unghie, insomma, chiamiamolo così. Poi passiamo alle cose un pochino più grandi. Allora,
qua ho preso una salviettina struccante acqua alle rose, l'ho presa a 99 centesimi. Poi questo come bagnoschiuma, Corte dei Sogni. Queste che sono salviettine intime. Poi il mini deodorante della Nivea, sono stracomodi queste mini size, io le adoro. E poi mi porto questi due campioncini. Uno è una crema viso giorno della Bottega Verde e l'altra è uno shampoo equilibrante dell'Equilibra. Ok, passiamo alle cose che ho fatto io praticamente. Io mi porto sempre delle mini size fatte da me per non portarmi i botticini grandi che pesano e poi sono inutili perché non si utilizzano mai tutti. Allora, un diciamo colluttorio della Listerine, in realtà non è la Listerine che utilizzo io, questo è solo perché l'avevamo preso. In realtà il mio è un Colgate. La crema solare indispensabile 50 della Bionic, anche questa. Un balsamo per i capelli, in questo caso ho preso la Pantene Rigenera e Protegge, e una crema idratante dopo sole, questa è la Caloderma al olio di mandorle dolci e argan. Ok, non ho qui spazzolino e dentifricio perché li ho dimenticati, di solito è sempre un pezzo che mi dimentico, quindi dopo li vado a prendere. Comunque concludo col farvi vedere il pettine, una pinza per i capelli e un laccio grande per i capelli e le salviettine multiuso che mi salvano la vita quando ho tanto caldo. Allora ragazzi, penso che vi ho fatto vedere tutto quello che mi porterò, ovviamente non vi faccio vedere i vestiti, l'intimo, eccetera. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se mi chiedete dove vado, vado a Genova. Starò solo 3 giorni, praticamente perché il quarto torno. Quando vedrete questo video, sarò già o là o in viaggio, comunque, perché non so quando lo metto in programmazione. E nulla, niente, mi ci andava un po' di mare perché ho fatto questo weekend a Budapest, però 2 giorni sono volati. E mi si è presentata occasione, diciamo low cost, di andare appunto al mare e quindi l'ho presa proprio palla al balzo e mi sono fatta questi 3 giorni di mare. Poi sapete che io adoro il mare, mi piace veramente tanto, quindi sarà una bella vacanza, spero. Io vi saluto, ci vediamo quando torno. Più o meno vi dico sarà intorno al 10 di agosto. Non penso che riuscirò a pubblicare altri video prima. Poi magari sì, non lo so. Sapete che io sono sempre un po' così. E nulla, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like, un bel commento e seguitemi su Instagram così potete vedere anche le stories, le foto, eccetera, tutto quello che metto, che faccio. Sono Sara-Magic15. Noi ci vediamo presto e nulla, ciao a tutti!